Un importante cambiamento nel settore dell'assistenza domiciliare e della comunicazione pubblica nel comune di Sant'Agata Militello, con l'integrazione di servizi digitali forniti dall'app Iuppa, nata e sviluppata proprio nel comune sant'Agatese e che adesso si sta espandendo sempre più. La svolta verso la digitalizzazione è stata ben recepita nel Comune Sant'Agatese, guidato dal sindaco Bruno Mancuso. Lo strumento permette infatti ai cittadini di ricevere comunicazioni istantanee dal Comune, come allerte di pubblica utilità o altri avvisi importanti, attivando semplicemente le notifiche push tramite l'app Juppa. Veramente una, una grande opportunità per Sant'Agata e per i cittadini di innovazione tecnologica, di, di miglioramento. Eh, si sì, riguarda anche la, la, la gestione eh, digitale dell'assistenza domiciliare, eh, ma eh, nello stesso tempo fornisce ai cittadini una, uh, un servizio eh, che è assolutamente eh, importante, innovativo, una vera e propria bacheca digitale di pubblica fissione e eh, quindi il cittadino. Uh, um, un collegamento eh, diretto con eh, la comunità, con la pubblica amministrazione: basta attivare eh, l'app e, e le notifiche push e avrà eh, la possibilità. Di avere notizie, avvisi importanti, eh, anche allerte eh, che partono dal, dal comune, quindi è eh, un servizio davvero eh, importante. L'app eh, sicuramente eh, è comunità, ci, ci unisce eh, tutti i cittadini, eh, rende eh, più trasparente la pubblica amministrazione e eh, in particolare eh, favorisce e sostiene l'economia cittadina perché eh, chi utilizza L'app ha diritto, con alcune attività commerciali convenzionate, ad avere i cosiddetti buoni spesa. Quindi eh, anche da questo punto di vista è assolutamente utile l'app perché incentiva eh, la uh, microeconomia, l'economia cittadina e soprattutto eh, contrasta efficacemente anche eh, la concorrenza che sta diventando un po' spietata delle vendite online, favorendo eh, chiaramente eh, le attività commerciali di vicinato. C'è un po' di orgoglio che quest'app sia nata proprio qui. Sì, infatti io sono eh, molto eh, felice e grato a Gianluca Galanni eh, che è l'ideatore, il promotore di questa app eh, che è un, un nostro concittadino e eh, quindi ha reso questo servizio. Adesso l'appello è perché eh, la quasi totalità della cittadinanza possa avvalersi di questo importante eh, strumento eh, per eh, migliorare eh, la comunicazione la connessione eh, in, tra la comunità e con eh, l'amministrazione. Non solo comunicazione, l'introduzione del sistema Iupa ha rivoluzionato completamente l'approccio all'assistenza domiciliare. Grazie all'introduzione del sistema Iuppa eh, con questa app siamo riusciti a gestire e a lavorare meglio eh, con i servizi soprattutto di assistenza domiciliare. Eh, innanzitutto perché eh, sicuramente ci ha sgravato molto dal punto di vista dell'utilizzo di carta, quindi materia prima, e eh, anche perché ehm, eravamo diciamo, molto sovraccarichi dal punto di vista del lavoro amministrativo, di gestione dei dati, eh, di soprattutto eh, redazione dei voucher cartacei che poi sostanzialmente si danno agli operatori e agli utenti. Quindi da questo punto di vista sicuramente l'ufficio ha avuto un miglioramento, quindi un'efficienza un dal punto di vista lavorativo, nella gestione, perché col sistema Iuppa riusciamo ad avere una rendicontazione più immediata e anche più accurata rispetto al servizio svolto e quindi anche con un margine di errore sicuramente più minimo. <ride> abbiamo avuto una risposta abbastanza positiva in merito, eh, eravamo molto più preoccupati, quando abbiamo pensato di introdurla, poi invece siamo riusciti a, eh, a spiegarlo in maniera molto semplice, come anche l'app ha una gestione molto semplice e basilare, quindi è utilizzabile eh, da tutti.